so, fanno tutte da solo, lo aprono e lo chiudono, ma sono fatti che riguardano il PD, che oggi ha sua segretaria, che ovviamente rispettiamo, ma è chiaro che il leader della sinistra, quello che decide se si fanno, come si fanno le coalizioni, qual è il candidato, ha un nome e cognome, si chiama Giuseppe Conte. Siccome io esattamente dall'anno 2019, quando fecero questo governo, che dissi finirà così, è finita così, che chi decide lì è Giuseppe Conte, mette i veti, che tira fuori uno, mette l'altro, decide il candidato. Ma hanno accusato di essere un cercatore di voti più che di... Quando si risponde a queste cose? Cercatore di voti? Sì. No, tu dici perché gli altri non votano, non cercare i voti. No, queste sono idiozie che si dicono tutti i momenti. Noi facciamo il nostro processo sulle regionali, è molto chiaro. La prima cosa, come è doveroso, cerchiamo di fare un'alleanza con le altre opposizioni. E se c'è un candidato serio e preparato, come è stato in Abruzzo, nulla questo, andiamo in quel senso là. In questo caso c'è un elemento in più che ha una valenza politica nazionale, cioè il veto dei 5 Stelle recepito dal PD sulle forze riformiste in Basilicata, ma immagino anche sul piano nazionale. Quindi recepiamo questo fatto, ne prendiamo atto, non siamo proprio parte di questa, non è che ci hanno chiamato. No, ma adesso io vado giù, discuto con Marcello Pittella, ricordo che lì alle politiche abbiamo fatto il 12,27, è una discussione che faremo con Marcello, con grande calma, serenità, sapendo che almeno si è arrivata a un chiarimento. Il chiarimento è che oggi i progressisti, chiamiamoli così tra virgolette, in Italia sono guidati da Giuseppe Conte, che decide tutto. Però non due giorni fa, quando Elly Schlein dice che è meglio perdere divisi, perdere anzi uniti, piuttosto che vincere divisi. Insomma, che è esattamente l'opposto di quello che è accaduto in Basilicata, ma non deve parlare con me perché io di questo argomento non ne so niente. So che ieri per l'ultima volta a Luna Elly Schlein mi ha risposto: non abbiamo ancora il nome di un candidato, ti tengo aggiornato. Alle ore 7:30 è uscita un'agenzia che diceva che i 5 Stelle avevano messo un veto, che la coalizione era quella e il candidato era questo. Quindi immagino siano d'accordo Schlein e Conte. Ma invece anche in chiave futura. Se forse te la dovesse Ma te in chiave futura vuoi parlare in Italia? Se forse te la dovesse guardare più al centro. Ma lascia stare. Ecco, io sono solo felice che qualcuno guardi diciamo nell'area del pragmatismo, che sia Forza Italia, il PD, per me pari sono. Mai nella mia vita mi sono augurato l'indebolimento delle forze socialiste e popolari, perché insieme ai liberali sono la spina dorsale dell'Europa. Quindi bene se si rafforza, poi facciano le loro scelte. Ma con Schlein continuerà a parlare in futuro? Eh? Con Schlein si continuerà a parlare? Ma di oppure... che? Niente più, quindi. Ma di che? Grazie.